Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Ragazzuoli, dopo l'uscita di Goten Free to Play, si ipotizza una prossima campagna a tema movie, magari proprio un Brawl LF inerente a quel film. Oggi quindi siamo qui per vedere come è messo il movie al momento e secondo me una campagna per buffarlo non è assolutamente malvagia. Quello che vi mostra a schermo è praticamente il miglior movie che potete fare, bene o male. Le alternative sono Goten Free to Play, che secondo me è ottimo, però è ottimo se deve coprire un Endurance tipo Ultian e comunque deve giocare con Goku oppure Gohan. Oppure c'è Piccon Geta per Piccolo, anche se Piccolo in questa lineup è full melee, buffa strike, mi piace un po' di più. Se no che ci sta Panna supporto, a questo punto ci metto Beast come Red. C'è Broly Blue Zenkai, però non mi fa impazzire, ha davvero pochissime meccaniche, ha solamente i danni e basta. Secondo me il movie ha bisogno di un buff, quindi una campagna che gli dà 2 LF oppure un Mega Rising come l'anno scorso e poi a fine mese una LF sarebbero molto interessanti per questo tag. Quindi ragazzuoli, giocheremo Gogeta Super Saiyan Blue con 2 Zenkai Bench più HP. Qua ragazzi le bench si incastrano davvero benissimo. Beast Red perché ce l'ho 5 più, magari voi se volete giocare movie ci mettete a quel punto quel Broly Blue Zenkai, non lo so, Virus, Broly Green, quello che vi pare che avete più stellato, e Piccolo Green barra Piccon Geta che vi danno una revive e un po' di copertura nel Racing Crash. Detto questo, andiamo subito in PvP. Allora, siamo contro un eroe con Cell Saga, Cell Red, Cell Yellow, Zenkai e Gohan Ultra come leader. Meraviglioso. Vediamo se il mio movie avrà difficoltà anche contro questo team. Ho davvero paura di affrontare un Fusion o un GT o un Regeneration o qualcosa di così forte. E fino a quando becco questi team un pochino più scrausi e fattibili, mi va più che bene. Ma dopo, Gogeta è stato devastato. Siamo un attimo piccolo, tiriamo la main, così abbiamo un po' di supporto. Abbiamo anche una verde che dobbiamo tirare, vi ricordo, col piccolozzo. Ok, adesso. Caro Gohan Ultra. Non so se mettere Beast. Una Blast la tirerai? Eccola qui, perfetto. Ah no, cavolo, è vero, questa qua mi sa che non concatenava. Ok, perfetto, no, concatena. No, mi sono confuso con Gohan Ultimate, scusa. Con il Purple. La cover non concatena l'SM. Belli comunque i danni. Spero che non l'abbia killato. Questo è un bel Clash. Madonna mia, 907. Chinello sta a pezzi, stai. Vabbè, fino a quando non mette Gohan Ultra, anzi pure se lo mette, mi sa che rimango con Beast fino a quando appunto non rush, non mi tira un ultimate. Madonna, i danni che mi fa, però sono giganteschi. Un attimo Gogeta. Va bene. Posso già trasformarmi, ottimo. Facciamolo subito, almeno se prendiamo Gohan partiamo con la chain e non ci può fermare. Ok. Allora, Dio santo. Ok, davvero è un PV simulator. Cell Red. Eccolo qui. Quanto è bello sto Cell, mamma mia, ragazzi. Quanto è bello questo Cell, meraviglioso. Vai piccolo, al massimo prendi la revive, via. Però oddio, lo sto tankando in realtà. No, lo sto tankando, mi sa che ci siamo. Sì. Ok. Perfetto, e qui ti posso fare il grande male. Non più, stavo scherzando. Vabbè, la vengo bloccato in realtà. Cioè, mi serviva una blast. Cioè, così prende il vanishing, però che mi rushi. Ok, se vado di blast. No, a parte gliela fermavo, però stai calmo uguale. Ok, ottimo. E non posso lasciare in realtà. Non posso rushare. Cattivissimo, però mi sa che non ho più. Esatto, vanishing a disposizione. Qui ho un rush o tiro l'SM. Per me l'SM è one shot. Per me qui l'SM è one shot, vediamo. Boom. Penso di sì. Bravissimo. Vai Beast. Vabbè, ovviamente Cell e Yellow che loro avvantaggio. Perché da Cell poi zincati in HP, ma viene devastato. Ok. Pure questo mi sa che è morto. Dio. 1, 2, 3. Ricontiamo con Beast. Come i vecchi tempi. Mettiamo subito Piccolo Green. Perfetto.
Non ti fai di danni con l'SM? Ah, tranquillo, tranquillissimo. Finisco con il GOAT. Però lui qua dentro è gigantesco perché ha pure doppia Zinc e Bench, supporto, le nappe full melee. Veramente forte come team per Gogeta Super Saiyan Blue Yell. Anche un bel forfè. Ok, primo game, tranquillo, sta tranquillo. Però era giusto per testare il mio movie, che se le cavicchia da bene. Ora però cerchiamo un team onesto, un team decente. GG. Ok, siamo contro Classico Fusion, Gogeta G4 e Vegito. Vediamo un attimino il mio movie come se la cava. Non ho visto stelle alte, quindi in teoria il team avversario dovrebbe essere parecchio squishy. Dobbiamo fare parecchi danni. Ovviamente c'è il gauge di G4, ci può fermare in vari modi, però possiamo vincere qua SM. E a questo punto tanco. Tanco tranquillamente con Gogeta. Vediamo lo switch. No, manca un puntino. Strike in mid, sono pa... No. No, no, non si può giocare aggressivi. Allora, verde. Niente SM. Andrà avanti di strike. Cos'è questo doppio switch? Pazzo maniaco. Facciamo così. Dimmi che è tipo una blast o un tackle. Vabbè, al massimo strike in clash, sì. Strike in clash. Cerchiamo di vincerlo questo. 992. Mi sono un attimo racchiappato con i clash. Molto bene. Allora, qui andiamo avanti. Andiamo ugualmente a... Madonna, miei danni. Si vede che non sono stelle altissime. Mi rompe le carte, ma switchiamo. E Vegito. Lo salutiamo. Adesso Vegito era tipo boh, 4-5 stelle. Anche il mio Gogeta. Però ho detto che c'era qua dentro. In questa lineup è veramente pompato. Doppio Zinc e Bench, supporto di piccolo, Z-Ability full strike. Quindi tira certe minozze che sono ottime. Ed è lo stesso team questo, ragazzi, che giocavano scorsa season. Se vi ricordate, con l'uscita di Gotku giocavano. In realtà nemmeno Gotku, ma giocavano un po' di più Gotki barra Movie con Gogeta Super Saiyan Blue più Zamasu più un terzo che era o Piccolo Green o Gotku. E lì dentro effettivamente Gogeta era davvero forte perché doppia Zinc e Bench, tirava delle mine incredibili. Lo fa anche in Fusion se è ben stellato, ovvio, però deve essere ben stellato, lo sapete poi come la penso di Gogeta. Deve essere, oh, ma è lo stesso forfè di prima, deve essere stellato in un Fusion molto stellato per essere forte, 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 come lo considerano, che ne so, gli americani, che lo mettono top 2/3. Se no, non raggiunge mai quei livelli. Comunque, bene, molto bene anche contro questo Fusion, anche se non c'era chissà quali stelle. Abbiamo fatto buoni danni, si è cavata bene, GG. Allora, siamo contro Mono Blue, Fitku, Vegito, Kidku, tutti Zenkai benciatissimi. Infatti Vegito penso che mi può tranquillamente shottare anche Piccolo Green, ma senza problemi. Eccolo qua, il piccolozzo che mi dovrà carriare questo game. Al contrario di Beast che sarà un pochino più in difficoltà, penso. No, ho messo Gogeta proprio per prendere la stack con le Blast Armor. Ho fatto anche un bel drop. Ok. Fermiamo questa combo, spero di sì. No, non si ferma. Vabbè, basta, vai. Poi di chi è questo essere? No, mi è rimasto lo switch. Mi è rimasto lo switch. Devo fermargli la combo. No, ma è arrabbiatissimo, calmati, facciamo così. Ok, facciamo così. No, mi sa, ora swipe e prendiamo il clash di strike. Eccolo qui. Cerchiamo di vincere anche questo. Infatti, non è proprio il massimo, 9,61. Madonna mia, quanto è grosso sto Vegito, guarda, 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 guarda. Penso che se metto Beast, crepa, crepa. Sì. Va bene, ma io mi prendo la revive con la Prevo. Oddio, forse no, forse non riesce. Attenzione, ma qua rischia. Rischia di crepare. Allora, vediamo, non so nemmeno se l'ho preso con questo SM. Non c'ho Racing Crash, non può arrasciarmi. Si vede dal gauge di Vegito. Non so però se può schivare. Eh sì, ho fatto bene a schivare qui. Ok. Mettiamo un'altra verde, va. Cioè, un sacco aggressivo e tutto in mid range. Che fastidio. E non c'ho... Tira tutti i tackle e non c'ho strike in mano. Mi dai una strike che è un team full melee questo, per favore. Ti scongiuro. Fai il tuo lavoro, gioco, grazie. Ok, ottimo. Beh, se rush mette Kidko, quindi mi limito a fare così e a fare così. Perfetto. Eccolo qua, il Gogetozzo. Che anche in questo game ci deve aiutare. Andiamo di verde, va. Ovviamente anche sub counts, vi ricordo. Oddio, strike PSM? Non lo ammazzerò mai. Però c'ho l'anti-endurance su Kidku che non ci nerfa
La special move. No, non la ammazzerò mai. Ok, ci ho provato. Me la devo prendere. Vabbè, penso abbastanza bene. Pazzesco, pazzesco. Pensavo schivasse subito. E invece mi sono preso un bel rising rush in testa. Il game è complicato ora, perché senza Gogeta rimaniamo con Piccolo Green, che per carità, colore verde è quello da un attimino coprire, visto che può anche rinascere, abbiamo anche un'altra vita. E però Beast Red che senza neutro qua diventa totalmente inutile. E quella è la verità. Non so se qui posso rushare. Non ricordo più se Kid Kuu rientra. Vabbè, continuiamo un po' a picchiare con Beast, ma non vedo chissà quanti danni, Io qua devo rushare Vegito più che altro, il resto non mi interessa più di tanto, sincero. Ok. Allora, Piccolo Green sta a pezzi livello di danni e tutto, si sta veramente a tocchi. Sta veramente a tocchi, ok. Vai, adesso sicuramente ci aiuterà un pochino di più. Sicuramente ci andrà a aiutare un pochino di più con la trasformazione a livello anche di damage ai nostri avversari. Ok, svicino, perfetto, vai di strike, vai, parti. Ok, se riesco a rusharlo, non dico che vinco ma quasi, però devo rusharlo. Va bene. Adesso un PV e Rising Rush su Vegito. Mamma mia, l'ho chiamato! Bro, l'ho chiamato! Eccolo qui. La verde magari se l'aspetta perché non l'ho mai utilizzata, le strike sono fulmini, mettiamo una blast, va? Per me mette tipo verde SM che non le tiro da un po'. Eh già, la logica non funziona purtroppo, ragazzi, con Racing Crash. Mai usare la logica, ragazzi, nel Racing Crash. Data a caso, tanto non cambia niente. Però guarda che... guarda questo toro come va dritto adesso. Se tiro SM, anzi non me la lascio. Tanto adesso mettere esatto Kid Kuu. Questa qui, bro, tu non la nerfi. E anche anti-endurance. Fit Kuu mio mi sa che esplodi. Ok, vabbè, c'ho il gauge. Dai. Ok. Adesso fermiamo la combo, perfetto. Va, porti, tranquillo. Il piccolone ce la carria. Il piccolone ce la sta carriando. No, bro. Avevo pure droppato la combo. Neanche me ne ero accorto. Per dire che il piccolone ce la stava carriando. No, ma sono mortissimo. Io calmi, non so nemmeno per quanto mi... Perfetto. Mi sono salvato. In extremis, in pratica. Ok, non è finita. Comunque, cioè, come vedete, ragazzi, questo movie sta soffrendo contro un mono blu. Una roba un po' strana, Non è proprio il massimo. Direi che un paio di LF servono a questo team. Un paio di LF interessanti. Ah, sono morto. Neutra. Già, rip piccolo. Mi sa che il game è finito. Mi sa che il game per il nostro movie è completamente finito. Vediamo, sì, ma dopo come lo ammazzo, Kid Kuu, con le preghiere? Lo ammazziamo? Allora, intanto questo esplode, e per carità, ci fa piacere. Mammo Kid Kuu? Cioè, gli dico veramente buonasera. Strike in mid, no? Ci fermiamo, ottimo. Oddio! LF di SM? La scarichiamo, come dei mostri, boom! Uff! Alla fine... ce la risolve sempre lui, la bestia 5+. A inizio game ho detto, magari non contiamo molto su Beast che è rosso, e invece sulla bestia ci si può contare sempre, ragazzuoli, sempre, guardatelo, meraviglioso. Ragazzuoli, allora, il movie, come avete visto, è un team che ha sicuramente bisogno di una grande mano. Riparte da un Gogeta Super Saiyan Blue, che rimarrà sicuramente forte, soprattutto per queste branch che sono ottime. Certo, tocca vedere ora se gli daranno un hybrid Baronson Family da affiancare per metterci Gotenks e Goku Super Saiyan. Però se per esempio fanno uscire un LF e Zenkai di Gohan Revival, già il movie torna a top 1-2, ne sono sicuro al 100%. Adesso purtroppo è solamente un team for fun, che potete giocare magari sia RP un pochino più bassi, oppure se l'avete stellatissimi pure RP più alti, però mettete in conto che contro le NAP top tier tipo GT Regeneration, Fusion eccetera è molto difficile vincere, dovete giocare per forza meglio dei vostri avversari. Detto questo, guys, vi saluto, ci vediamo più tardi con un secondo video sempre a tema movie, quindi mi raccomando, vi aspetto.